Nome: Luca Pirozzi. Pippo Matino. Strumento: basso elettrico. Da quanto tempo suoni il basso elettrico? Più di 40 anni. Da quando avevo, credo, 15-16 anni. Perché hai scelto di suonare il basso elettrico? Perché mio padre mi regalò un basso elettrico e perché Red Gansian mi piaceva. Ce l'avevo a casa. Mio fratello suonava il basso elettrico e quindi più grande di me, quindi mi sono trovato il basso elettrico a casa. Il primo strumento è stato la batteria. Poi ho visto il basso elettrico mi attirava di più. Però la prima volta che ho accordato il basso elettrico l'ho accordato al contrario, sol, re, la, mi, perché non sapevo assolutamente nulla. Poi mio fratello mi ha detto ok, guarda, e da lì è partito l'amore per lo strumento. Il momento più importante della tua carriera? Ma ce ne sono stati tanti, forse il passaggio da Napoli a Roma, che è coinciso con la registrazione del mio primo disco Bassa Tensione nel 92, nel 93, quello forse è stato il momento migliore, i primi anni 90. E che ne so, adesso senza pensarci così mi ricordo la chiamata di Claudio Mastracci, un batterista che non ci conoscevamo, e mi dice nell'86 ti va di fare il tour di Caputo? Io già lo amavo Caputo perché mi piaceva, e quindi quello è stato comunque il primo tour della vita mia, quindi quello è stato una telefonata abbastanza importante per me. Ti ripeto, Umberto Fiorentino che mi ha chiamato per il gruppo suo, l'altra cosa, adesso mi dilungo, però comunque sempre in quel periodo 86, 85, 86 suonavo spessissimo nei club, finisco un concerto, si avvicina, non lo conoscevo, Massimo Di Poce, mi dice ti va di fare il tour, il disco degli Area 2, io che ero amante degli Area, diciamo, pure lì è stato, quindi varie fasi, però queste sono le prime cose che mi sono venute in mente, se vuoi posso ampliare. Se non sbaglio, tu sei l'unico bassista italiano che ha tenuto una masterclass al Berklee di New York. No, non sono l'unico, c'era anche Dario De Ida. Eravamo in due, quindi era Best from Italy, c'era scritto davanti. E quindi facemmo queste due master separate, fu una bellissima cosa, insomma. Quali studi hai fatto? Lo studio principale è stato sui dischi, cioè ho sempre avuto così la spinta di ascoltare quello che mi piaceva e imparare la musica dei dischi. E il passaggio successivo è stato che non ho preso tante lezioni, anzi quasi mai. Mi ricordo presi delle lezioni da Tony Armetta che mi fece vedere a Roma, mi fece vedere i modi, no? È stato abbastanza illuminante, però dai dischi. E la fortuna di suonare con musicisti importanti, tipo mi ricordo Umberto Fiorentino che suonava delle cose pazzesche, dicevo senti ma che scala hai usato su quell'accordo? Lui mi spiegava, io mi facevo ovviamente i miei studi. La fortuna mia, io credo che la mia fortuna è stata quella di saper organizzare lo studio. E quindi io mi sono scritto tutti gli esercizi per me, non per gli allievi. E da lì, non so se è uscito pure un libro, il mio libro didattico, no, però comunque mi sono sempre saputo organizzare lo studio, quello sì. Diciamo che sono abbastanza autodidatta, ho fatto qualche lezione, però ho imparato molto tirando giù le cose dai dischi, poi studiare un po' di contrabbasso, un po' di pianoforte, un po' di tromba, però il basso elettrico, diciamo sono autodidatta, più o meno. Diciamo che ho sempre preferito suonare più che insegnare. Molte scuole mi hanno sempre chiamato, però io ho sempre diciamo, rifiutato, ma non perché preferivo suonare. Però adesso sono docente al conservatorio da qualche anno. Quest'anno a Pescara insegno basso pop rock. E devo dire che è un'esperienza molto bella, perché comunque insegnare in conservatorio è una cosa diversa, secondo me, da insegnare privatamente o nelle scuole, anche se c'è un fascino anche diverso nell'insegnare. Però diciamo ecco, in questo periodo della mia vita, più maturo, faccio principalmente il docente. Qual è il tuo approccio alla musica jazz? Io amo molto il jazz, anche se suonando il basso elettrico mi piace suonare un po' tutto, quindi amo il pop music, tutto quello che si può suonare col basso elettrico. Però, anche se non è molto amato il basso elettrico nel jazz, a me piace suonare il basso elettrico nel jazz,
E per fortuna, nella storia della musica jazz, ci sono stati tanti jazzisti che hanno amato il basso, come Gillespie, come Sonny Rollins, come Petrucciani, per dirne tre così a caso. Però lo strumento principe rimane il contrabbasso, ovviamente. Un consiglio per i giovani futuri bassisti. Allora, ascoltare musica. Non solo quella empatica, quella che uno vuole ascoltare, ma allargare un pochettino gli orizzonti. Essere curiosi, tirare giù e copiare il più possibile. E da lì capire che l'essenza dello strumento, il nostro strumento, il basso elettrico, l'essenza dello strumento, cioè timing, suono e pronuncia. Senza questi elementi possiamo pensare pure dei fai soli, ma non funziona così, almeno questo a mio avviso. E studiare tanto, l'armonia è importantissima. Ovviamente rapportarsi con i musicisti è molto ampio, però timing, suono, pronuncia. Non è facile essere onesti e dare dei buoni consigli. Oggi è difficile fare musicista, obiettivamente è difficile per noi, difficile anche per, figuriamoci, per i giovani. Però il consiglio che posso dare è quello di prendere sempre la musica molto seriamente. Quindi se uno ha del talento, ha voglia di studiare, deve studiare. Cioè la musica va presa seriamente. Poi quello che riesce a fare dipende un po'. Purtroppo non dipende solo da noi, dipende da quello che succede in giro, dalle pandemie, da come va la musica e tutto il resto. Quindi questo è, obiettivamente non è un buon periodo, per cui devi essere veramente motivato e molto appassionato per entrare nello studio di uno strumento, altrimenti molli, perché veramente le difficoltà sono tante. Lo erano quando ero giovane io, ma anche adesso vedo che comunque non è da meno, per cui forza e coraggio. Un bassista e un disco di riferimento. No, sono troppi, ti ripeto, io c'ho, a me piace la musica, ho fatto tante tournée di pop, ho suonato jazz, ho suonato di tutto per fortuna, ho fatto televisione, quindi un disco che ascolto non te lo posso dire. Ti posso dire che quando è cominciato la mia carriera sul pop, ho cominciato a comprarmi i dischi di Baglioni, mi sono comprato i dischi di Loredana Bertè perché mi tiravo giù i bassisti e quelli del basso, e il mio ascolto è stato influenzato dai Genesis, poi da Weather Report ovviamente. Quindi non so risponderti a questa domanda, mi dispiace, è pieno di dischi. Bassista di riferimento Giacomo Astorius, sicuro, non posso non nominare Giacomo. Disco di riferimento Night Passage, Weather Report. Sì. No, proprio non ho avuto dubbi. Che strumentazioni utilizzi? Allora, l'amplificatore che ho usato più spesso nella mia vita è quel Mark Bass, ovviamente, perché lo conosco da tanti anni, più di 20 anni, forse sono stato uno dei primi a usare il suo amplificatore. Lo ricordo veramente da una vita fa, dalle fiere di Rimini, Pesaro, dove ho conosciuto Misa Pesaro. E quindi ho varie testate con casse da 4x10, combo e cose varie. E poi come bassista, un bassista elettrico tradizionale, quindi 4 corde con i tasti. Diciamo il Fender Jazz è il mio basso ideale. Poi tutti quelli similari che si avvicinano al Fender Jazz per me vanno bene, insomma, dipende da un po' dalle cose. Allora, gli amplificatori da tanti anni che collaboro con Marco e uso il Mark Bass, ce ne ho avuti tanti. Mi piace il suono, non mi piace molto il volume a secondo cosa sto suonando, ovviamente. Se parlo di club, uso il 121P del combo, quello mi piace tantissimo. Per i pacchi più grandi uso la testata 58R e la 4x10, cassa. Per quanto riguarda gli strumenti, ne ho tanti, non ho solo strumenti di Mark. Il Mark Bass che uso è il primo che ho usato, il JP, bello bianco, mi piace molto. Poi ho il mio fantastico senza tasti Fretless Squire, giapponese dei primi anni 80.
E mediamente questi sono i due strumenti. Cinque corde tra Music Man, insomma, cinque corde ancora lo devo. Però mediamente il Music Man mi piace molto. Ringrazio tanto Mark Bass per l'ennesima volta per tutte le cose che ha fatto per me, per avermi coinvolto in questo tour. Ringrazio i ragazzi di Best Your Life, Luca e anche Claudio Watson, a cui sono tanto legato, quindi Your Music, il negozio mio del cuore, diciamo, di Roma. Quindi grazie a tutti. Grazie Marco per l'invito, grazie a tutto lo staff Mark Bass, a tutto lo staff Best Your Life, Luca Angelici, e spero a presto.